E salve a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video di Ghost of Tsushima. È una tortura aspettare. Arigato gozaimasu. Grazie, signore. E nello scorso episodio. Aspetta un attimo. Ok, avevo il microfono acceso, ottimo. E allora, nello scorso episodio abbiamo consegnato. Ho appena mangiato una pizza, scusate, ed è venerdì sera. Abbiamo consegnato il messaggio dello Shogun a nostro zio e in questo episodio un cielo blu eterno. Uccidi il Khan e ferma l'invasione mongola. E adesso parliamo un po' con i nostri alleati e poi Sarai? andiamo alla da Shimura, da Yuna. Sensei, notizie di Tomoe? Mentre siamo qui, gli arcieri di Tomoe minacciano tutta l'isola. Porremo fine a tutto ciò, Sensei, promesso. Eccolo qua, discussione. Va bene, adesso andiamo a vedere tutti i nostri alleati, gli abitanti di Yarikawa e anche l'arciere qua. Non mi ricordo come cavolo si chiami. Va bene, andiamo a parlare da Yuna e iniziamo l'assalto alla fortezza del Khan. Ci hai messo tanto. Ho fatto un po' di missioni, scusa. Ok. Ci hai fatto pensare che ti avessero preso. Portare il messaggio non è stato facile. Tuo zio l'ha letto. Ci aiuterà a sconfiggere il Khan. Lo spero. Ma non possiamo aspettare. Perché noi Il siamo la vento si tempesta. stanzia. Entro domattina arriverà la tempesta. Madonna, Le armi ragazzi. sono al sicuro? Potranno causare ingenti danni. Inoltre, dei disertori dell'esercito di tuo zio intendono seguire lo spettro. Siamo pronti. Di agli altri che attacchiamo all'alba. Spargerò la voce, ma dovresti andare da loro. Vogliono vedere la loro guida. Signori. Inizia ufficialmente un cielo blu eterno, clear blue sky. Madonna, ragazzi. Uccidiamo il Khan e poniamo fine a tutto questo. Abbiamo sofferto un casino appunto per la morte di Taka e di altre persone. E adesso parliamo con i nostri alleati. Noyo. Lord Sakai. Norio, sapevo ci saresti stato. Dopo tante battaglie insieme non potevo mancare a questa. Domani vendicheremo tuo fratello e i monaci guerrieri del tuo tempio. Io rivoglio il mio paese. Namu Amida Butsu. Se avete capito la Sono un zio citazione. pesante, Lord Sakai. Se avete capito la citazione, va benissimo. Ma quindi ora. Ah no, ok, bisogna parlare con i nostri alleati. Vabbè, vabbè, è facoltativo, ma meglio conversare con i nostri alleati prima della tempesta. Va bene. Oh, Jin, ce la fai? Comunque, ragazzi, è un peccato che stiamo già per finire questo giocone. Finire! Questa è la storia principale. Perché ci sarà anche la storia del. Un'altra storia. Di. Certo, i mongoli e i loro Arrivo! cavalli avranno portato sulle loro navi. So che i sicari sono ancora in libertà, ma dobbiamo partire all'attacco del Khan. Ha ucciso mio marito e impiccato i miei figli. Deve morire. Sarà fatta giustizia. Poi riprenderò la mia caccia e io Esatto. sarò al tuo fianco. Riposa un po', ci aspetta una lunga giornata. Ho una giornata breve. Ma dai, che distruggiamo quel Khan. Comunque, veramente il Khan è un personaggio fatto da Sakai. Il Dio. Ancora Ishikawa? vostro arco sarà prezioso, Sensei. Non ho dimenticato Tomoe. Ancora. Sconfiggeremo il Khan. Le sue frecce saranno come fragili foglie di tè. Vi sono profondamente grato. Non fare il sentimentale, Sakai. Va bene, Sensei. Vi lascio ai preparativi per domani. Ho dedicato la vita a prepararmi. Un giorno in più non è nulla. Va bene. E ora andiamo
Anzi, prima di parlare con Yuna, parliamo con l'ultimo alleato. Ok, là c'è Yuna. Ma l'ultimo alleato è... Dov'è l'ultimo alleato? Là. E chi è? Kenji? No, questa è Yuna. Ah no, ok, è qua l'ultimo alleato, non l'avevo neanche visto. Prot. Eccolo qua, Kenji. Eccoci qua, mio signore. Vino! Dovevo dirlo. Sei di buon umore? Certo, com'è buono il sake bevuto tutto il giorno. Non bere troppo, non vorrai svegliarti tardi domani. Battute a parte. È una battaglia a cui non posso mancare. Per Taka. Grazie, Kenji. Oh, per Taka, ragazzi. Facciamo tutto questo per i caduti, in nome di Taka, in nome di... come si chiama? Ecco, di Lord Adachi e di nostro padre e nel nome del Giappone. Liberiamo il... liberiamoci del... dei bastardi. Ah, ok, signori. Ok, mamma mia, ragazzi, andiamo. Un attimo, che devo controllare un paio di robe qua. E cavolo però. Vabbè, non importa, non importa. Ok. Ci siamo. Ne abbiamo passate tante da quando mi salvasti alla spiaggia di Komoda. Eri così pesante che fu un'impresa trascinarti. Ti dovetti spogliare mezzo nudo per arrivare in città. Oh, ha riso! Se sono qui è solo grazie a te, Yuna. Non posso perderti, Jin. Dopo tutte le difficoltà e tutte le vittime, non posso. Devo fermare il Khan. No, non devi. Potremmo salpare per un posto tranquillo mentre tuo zio combatte da samurai. È questo che vuoi? No. Se io morissi, promettimi di continuare a lottare. Sei proprio un bastardo, Jin Sakai. Dovresti riposare. Ora no. Stiamo insieme. Ancora un po'. Magari non figliate anche. No, sto scherzando. Che poi ho letto che potrebbero anche fare un Ghost of Tsushima 2, ma non credo proprio. Perché c'è Ghost of Tsushima, hanno già fatto un DLC che è Iki Island, lo faremo, ma lo porterò in estate. Quindi, cioè, non a luglio, no, né a giugno né a luglio, perché appunto devo concentrarmi sulla maturità. E niente. Ok, tra poco allora, ci siamo. Abbiamo una possibilità di eliminare il Khan prima che attacchi il Giappone. Kenji, come va con le armi d'assedio? Pronte a far piovere fuoco sulla flotta mongola. Bene. Yuna vi darà il segnale. Quando attaccherete, i mongoli correranno verso di voi, finendo dritti nella nostra imboscata. Gli esplosivi sono pronti e gli arcieri sui tetti. Siamo con te, Sakai. Grazie. Fino alla fine. Andate. Jin, non c'è traccia di tuo zio. Vabbè. La tempesta non aspetta. E nemmeno noi. Eccolo qua. A dare il segnale. Al mio segnale scatenate il disco inferno. Ragazzi! Ora. Elimineremo chiunque ci intralci. Via, via, cacchio, dai che partiamo. Avanti Savoia. Ho la vittoria tutti accoppati. Ehi là. Per i miei figli. Alle spalle, Masako. Non devono attaccarci da dietro. Avanzate verso di loro. Ucciola.
Oh. No, ho perso la forma spettrale. Oh cacchio. No! No, scusa Masako. Nope. Altri mongoli lassù. Carichiamoli o ci bloccheranno. Respingiamoli. Senza pietà. Ok ragazzi, andiamo che... Però siamo partiti un po' male, eh. Ok, altri mongoli. Suona male però, vabbè. Cacchio! Non me ne sono neanche accorto che sono andati a finire qua sotto. Oh cazzo! No. Bellissimo! Noi! E cacchio. Ma giù, smani! Madonna, l'ho visto all'ultimo. No, figlio di puttana, bastardo, scusate. Ehi, dai. Bella la parata perfetta. Vabbè, non importa, lo lascio andare. Ok. Un po' ribordello, eh. Cioè, stiamo giocando un po' male per quanto riguarda lo spettro, ma... Va bene. No, ancora però. Ah no, ok. Io direi di esplorare un po'. Mamma mia, ragazzi. Com'è che faccio a salire? Ho capito, torna nelle aree di racconto, Cristo di un Dio. Comunque ora che si fanno salire le cose, iniziamo. Ha funzionato. Il nemico si riorganizza. Non gli lasceremo respiro. Norio guida il resto delle nostre forze sul colle. Lo raggiungeremo e continueremo la battaglia. Andiamo. Dai ragazzi, mamma mia, peccato che siamo alle battute finali. Peccato, ma comunque sono contento. Sì, sono contento veramente di star giocando a questo gioco. Tutto. Oggi il Khan morirà. O il Gat. Lord Shimura non c'è, lotteremo da soli. Attaccheremo la porta principale. Distrarremo i mongoli mentre ti infiltri all'interno. Sarete sopraffatti. Arrivati fin qui. Non si torna più indietro. Oh. Non conosco guerrieri più valorosi di voi. Spero di rivedervi. Lascia fare a noi. Lascia fare a noi. Cosa aspettiamo? Nessuna pietà per i mongoli. Forza!
Lottiamo per Lord Sakai! Per lo spettro! Ok, ma... ma andatene a fanculo. E io dovrei raggirarli però in qualche maniera. Oh, cazzo! Ma dov'è? No! Devo aggirarli perché che cavolo. Ok, va bene, va bene. Ok, ragazzi. No. Mi togliete dalle palle gentilmente? Grandissimi. Cazzo. Devo raggiungere un tetto, osservare il campo e capire dov'è il can. Aspetta. No, quello là lo vedrebbe. Ok, sì, bravi, levatevi dalle palle. Ok. Mamma mia, signore. Comunque, trompo. Cazzo, no. Tua madre puttana. Dai, non c'è niente. Quella torre di guardia è perfetta. Da lì vedrò il campo. Ah, ottimo. Fuga. No, dammi il legno di tasso che mi serve poi. E che cazzo, Jin? Perché non ti sa arrampicare? Ui! Dai, vabbè. Dai. Ma vaffanculo, Ma ecco, stupido. Ottimo. Kotun-kan. Oh, chi è? L'hobbit? Eccolo qua. Per Tsushima. Senza pietà! Mamma mia, signori. E ora si va. Devo solo raggiungere il maniero. Madonna di Dio. Aspetta. Ehi. Rotting hell. No. Oilala. Dai. Da. No. Jin. Poniamoci fine alle sue sofferenze. Ok, vabbè, abbiamo sprecato una freccia così. Oi!
Ok. Ci siamo, eh. Ci siamo. Arriviamo, Cotton Can. Lag. Ah, eccoci. Oi, oi. Pum. Oh, ben crepa. Oh. No! Bastardo, mi ha eliminato. Mi ha buttato la forma spettrale. Dov'è? Da, ma vattene a fanculo. Vabbè, no, vabbè. Però. È andata? Ok, ragazzi, ci siamo. Io intanto. Da, maledizione. Da. Sì, grandi. Cazzo. Signori, ci siamo. Cotton Con. Eccolo. Tutta questa morte. Perché tu e tuo zio non vi siete arresi. Guardate, è stupendo. E voi volete guerra. Ora la gente del Giappone soffrirà. Non lascerai mai quest'isola. Vendicherò il popolo di Tsushima. Vendetta? Un capriccio da ragazzino. Ah, davvero? È quello che ha fatto Lord Adachi? Bastardo. Eh no, ok, anche lui è un moveset pazzesco. Ah, sì? Occhio. Comunque, la prima volta che l'abbiamo affrontato eravamo delle pippe al sugo, ma ora siamo delle bestie. Basta che non ce la gestiamo di merda. Comunque, veramente, ragazzi. Io comunque sto evitando a schivare queste mine. Cazzo. No, non così, cazzo.
Ok, gli ho rotto la guardia. Sei debole. Non ci ha risposto. Ti sconfiggerò anche oggi, come quel giorno. Eppure hai paura. Beh, ho paura di essere colpito da sta lancia. Mamma mia. Ma dai, l'ho evitata quella cazzo di tega che mi ha tirato. Ah. Oh, ok. Ma non ci credo. Che tecnica infame. Ci ha avvelenato? Oddio, scusate per il Varsentai. Eh sì. Ehi là, tu dovresti essere un mongolo pieno di onore, e invece... Ora su! Va bene, andiamo. È ora di uccidere il Cotton Khan, perché abbiamo la forma spettrale. Ragazzi, eccoci. Pata, quanto è figo però, eh. Sì, vabbè. Quel gesto è un gesto d'onore. Finitelo! Finitelo, cos'è diventato? Mortal Kombat! Sei l'annunciatore che dici finish him? O finisher e fatality o brutality? Ehi là, capo firmato! Oddio! Ah, lui? Sì, anch'io che colpisco con le cazzate. Ui! No però, Non così! Ma mi sono parato, i mortacci tua. Esiste la parata? Madonna. È un attimo. Ma come cazzo? Ma dai, impossibile. Ok. Volete stroncarmi? No, questi qua fanno male. A parte che si fanno esplodere da soli questi, ma vabbè. Madonna! Oddio. Sì, però devi levarti. Eccolo! Guardatelo! Io direi di sbloccarci anche la forma spettrale. Però l'immortà. No! Olio incendiario, subito! Ok, ragazzi. Oddio, no! No! Ma
Dove vai? Guarda che corre, guarda che corre sto stronzo. Che puttana. No, avvelenamento? Andate a fanbrodo. No. Prettaca! Per tutti i morti! Forza! Uccidete lo spettro! No, bastardo! Dai! Mi ha incendiato! Dove sei? Ma com'è che si sale? Perché veramente voglio uccidere l'ultimo figlio di puttana qua. Ah, e così mi insegui anche? Ok. Ok, sai che c'è, Cotton? Sai che c'è? Sai che c'è? Vuoi metterla così? Ok, va bene, battaglia tra fiamme. Occhio che questo qua ci fa molto male, eh. Dove sei? Ah, guardalo come si sta spaventando il ciccio pasticcio, eh. Occhio che mi distrugge. Peste mi ha chiamato? Comunque io pensavo veramente di ucciderlo con quel colpo, eh. E quel tipo? Dove sei? Guardalo come scappa. No! Ma no, ce l'avevo dietro! Oh, l'abbiamo ucciso. Stordito più che altro. Pertaka. Qualcun altro verrà dopo di me. No. Per Lady Masako. Il mio nome resterà. Per Lord Adachi, per i clan Sakai. Rip. Rot in hell. Sarete dimenticati. Questa è tua. È finito.
Abbiamo ucciso il Cotton Can. Segui Yuna. Il cane è morto, ma resta ancora l'esercito. Non saremo al sicuro finché non lo rispediamo in mare. E quando ci riusciremo, cosa accadrà? Avremo una nuova vita. Un tempo sapevo come sarebbe stata. Ora non so più nemmeno chi sono. Una brava persona. Grande guerriera e un'amica leale. E una ladra. Quello è il passato. In futuro potrai fare scelte diverse. Non possiamo restare qui. Mio zio verrà a cercarci. No, non verrà. Dopo la battaglia ha inviato un messaggero. Un'offerta di pace? Vuole vederti alle acque tranquille sotto l'albero dalle foglie rosse. Il lago di Omi. Da piccolo mi allenavo lì con lui. Ti accompagno. Devo affrontarlo da solo. È tutta la mia famiglia. Lo so. Fa ancora male pensare a Taka. L'odore di fumo dei suoi capelli. La risata composta. Le volte che si infuriava perché bevevo troppo. Per tutta la vita è stato parte di me. E ora sono sola. Non sei sola. Ci sono io. Uno spettro che appartiene a tutti. Un cielo blu eterno. Uccidi il Khan e ferma l'invasione mongola. Trofeo guadagnato. La resa dei conti. Bene, quindi abbiamo ancora un conflitto da risolvere, però è un conflitto interiore questa volta. E non più un conflitto esteriore. Il racconto di Lord Shimura. Il Khan è sconfitto, ma c'è un'ultima questione personale da risolvere. Lord Shimura vuole incontrarmi al lago di Omi, sotto le foglie rosse dell'albero di famiglia. Devo affrontarlo, non voglio più fuggire. 3,8 chilometri. Ok. Siamo a metà dell'opera comunque, eh. Signori, io direi che ci siamo quasi. Cavolo. Visita l'altare del dono più vicino. Va bene. Adesso comunque visitiamo questo. Ok, cos'è? Sangue di Kijin, demone vendicatore di Tsushima. Wow, carina. Per ora ci serve una maschera molto, molto potente. Una maschera. Direi questo. E dato che andiamo ad affrontare il nostro zio. Oddio. Armatura Kensei cos'è? Aspetta un attimo. No, mettiamoci questa armatura. Che non l'ho mai messa. Purtroppo perché appunto ho avuto delle cose da fare. È un attimo Ishikawa che... Allora adesso io voglio seguire questo uccellino. Comunque veramente mi sembra strano che abbiamo finito la modalità storia di Ghost of Tsushima. Ma non è ancora finita perché appunto dobbiamo completare la storia di nostro zio. Ma dov'è quell'uccello?
Va bene, comunque spero che mi porti in un bel posto. Comunque è veramente incredibile questo gioco, eh. Ti fa provare di quelle emozioni allucinanti, ma comunque non è ancora finita. E cavolo. Comunque peccato che... Comunque ragazzi, adesso io dico una roba, però mi sembra anche scontata, eh. Però Cotton Khan, cioè, se dovesse incontrare tipo Sigrun, la regina delle valchirie di God of War 4, non avrebbe possibilità, cavolo. Perché... Perché veramente, cioè, sarebbe molto forte. Cioè, no, Sigrun è forte. E appunto, io la serie di God of War l'ho già portata l'anno scorso, a dicembre. E ho un po' di progetti appunto per quest'anno. Cioè, nel senso, quest'anno il problema è che finirò il liceo e quindi, ecco. Madonna, ragazzi. Tante cose belle quest'anno, però vi avviso, anzi ve lo dirò nella prossima puntata la decisione, ed è meglio così per me, perché altrimenti non voglio essere mandato KO all'ultimo anno, Va bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio di Ghost of Tsushima, dove incontreremo nostro zio. E niente ragazzi, al prossimo episodio, ciao a tutti!